Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in questo secondo episodio di Yo-Kai Watch 3. La prima cosa che salta all'occhio sicuramente è il fatto che ho cambiato grafica leggermente e l'ho fatta un pochino più pulita. Prima era un po' più confusionaria, ora adesso è un pochino più pulita, precisa. E andiamo avanti, siamo con Luna Celesti che deve andare a prendere un'edizione super limitata delle guerriere, le principesse belle, non mi sembra si chiami, le Sailor Belle, ecco, esattamente le Sailor Belle. E vediamo un po'. Sailor Belle, protettrici delle stelle. Per fare la rima, giustamente. Ah, non avete idea di quanto è bello giocare a Yo-Kai Watch 3 in italiano. Oddio. E poi questo è un po' come se non l'avessi giocato, perché è Sukiyaki, non è Sushi. Io ho giocato a Sushi già, però Sukiyaki è un bel po' diverso. Cambiano diverse cose, eh. Musabio anche la segue perché... No, Scintilla, Akihabara! OMG, OMG! Ma dovrebbe essere OMD. Oh mio Dio. A lungo ho atteso questo momento, l'agognato modellino sarà mio! No, 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 non devo adagiarmi sugli allori. Non riposerò finché non tornerò ad animazione con il tesoro fra le mani. Devo rimanere sulla strada principale per andare ad animazione. Perché devi... Cioè, tu lo sai, no? Va bene che devi dirmelo perché devo saperlo, però c'è una freccia. C'è una freccia enorme. Scintilla è nota in lungo e largo come una città per gli amanti della tecnologia. E tra caffè a tema e negozi di gadget degli anime è perfetta anche per i turisti. Vabbè, senza che ve lo ripeto, Akihabara. Attenzione. Wow, che bicicletta, che design, ha uno stile pazzesco. Treni, aerei, automobili non sono male, ma le biciclette sono insuperabili. Più tardi lui ci servirà nella storia, ma più tardi. Per una persona come me che costruisce computer per hobby, Scintilla è una pacchia. Chissà in che pezzi incapperò oggi. Lo sapete che si può fare un computer da gaming? Non mi ha dato il semaforo? Non me l'ha dato? Ok. Meglio così. Si può fare un computer da gaming anche con soli 100 euro, ma... Da gaming per giocarci, non per registrare come faccio io e altri youtuber. Se no, non va. Però con 100 euro, con i pezzi di eBay, fate degli affari assurdi. Finalmente sono arrivata. Un attimo. Perché lo scaffale è vuoto? Calma, ricorda perché sei qui. Chiederò a uno degli impiegati, avranno sicuramente i magazzini pieni. Il mio personaggio preferito è immortalato in un poster tutto suo. È come se l'animazione mi conoscesse e conosce anche gli otaku. Non affidarti ai tuoi sensi, ascolta il tuo cuore, non il cervello. Sto usando i miei poteri per sentire in quale pacchetto c'è la carta rara. Voi non ci crederete, ma io facevo la stessa cosa con le carte di Yu-Gi-Oh! E per 3 volte ho beccato gli eroi elementali ultra rari. Quindi, questa è la mia cartoni anime. Basta guardarti. Ah, ok. Ma perché basta guardarmi? Non sono brutta e sudata come te. E non ho la... Cioè, nella vita reale sì, ma nel gioco non sono un nerd sfigato. Sono solo sfigato. E nerd. Vabbè, sì, insomma. Andiamo avanti che è meglio. Sei qui per l'edizione limitata del modellino delle Sailor Belle. Mi dispiace. Abbiamo appena venduto l'ultimo qualche minuto fa. Cosa? Come? Perché? Per quanto possa sforzarmi, rifinisco sempre per rimanere delusa. E sempre ce l'ho messo io. Può sembrare qualcosa di poco conto, ma il mio cuore è in frantumi. Povera me, nulla sarà più come prima. Questo giorno mi ha turbata. Presto l'oscurità mi sarà amica. Esiste internet, esiste il preordine, esiste la prenotazione. Andavi lì quando l'hanno annunciata e dicevi, oh, me ne lasci una da parte. In Italia si può fare così. Non so se in Giappone non si può, però penso di sì. Ah, non mi resta che tornare. Cioè, tornare nel negozio quando sarà rifornito?
Chi è? Il trauma deve avermi mandato le rotelle fuori posto, sento le voci. Compralo, compralo, compralo adesso. Compralo cosa? Guarda caso è l'unico. UFO Kai Watch? Comunica con gli alieni, grande! Non devo mica ripetermelo, lo compro! Quanti riferimenti ci sono? No! Grande! Prendo questo, grazie! Ci sono un sacco di riferimenti nel negozio al mondo level 5. Oh! A presto! Ma non ho ancora pagato! A presto, a presto, a presto! Bene, qualcosa di gratis si accetta sempre. Va bene, grazie. Io vado allora. Bene, possiamo tornare allora a casa con il nostro UFO Kai Watch. Che sicuramente non ha niente a che vedere con uno Yokai Watch. Ma posso davvero prenderlo senza pagare? Wow, quella voce è tornata! Aprilo, aprilo, aprilo adesso! Aprilo, forse intende... La voce vuole che apra la scatola dell'UFO Kai Watch! Aprilo, aprilo, aprilo adesso! L'hai capito ora? Beh, non si discute con la voce! Una voce a caso ti dice di comprare cose, di aprire! Ma qui c'è troppa gente per aprirlo! Devo trovare un posto più tranquillo, magari un vicoletto. Ok, andiamo a cercare questo. Ok, su. No, ragazzi, che figata, Chiabra. Ciao. Ma posso anche... Ah, qui non ci posso entrare. L'ultimo smartphone. Smart Kai Watch. Allora, io vicino Armionia. No, vabbè, AKB48. Ok, dai. Ci può quasi stare. Un negozio che vende soba? Soba bon? Ok, andiamo qua in questo vicoletto, dai. Elettricità. Attenzione, qui ancora non c'è niente di strano. Labo? La battuta mi verrebbe naturale. Questi sono gli scarti di Labo. Allora, come ci arrivo di là? Mi scusasse... Ah, devo passare qui. Militare. Interessante, bello il posto. Raggiungi il vicolo segreto. Potremmo fare anche un'altra strada, volendo. Va bene, qui dovrebbe andare. Siamo testimoni della grande cerimonia d'apertura dell'UFO Kai Watch. Wow, grandioso! Ora posso comunicare con gli alieni! Vediamo cosa dicono le istruzioni. Nel momento giusto saranno gli alieni a trovarti. Dove è il resto delle istruzioni? Tutto qui! Ma non istruisce per niente! Avrei dovuto immaginarlo. Nessun negozio avrebbe dato in regalo qualcosa di così prezioso dopo tutto. Ah, sono stata fregata di nuovo. Ma non l'hai pagato. Quindi non è una fregatura. Ah, quindi questo aggeggio cosa fa se non comunica con gli alieni? Oh, allora qualcosa lo fa. Cos'è questa lucetta? Povero Sapien. Oh, lui lo vede? OMG, quello è un alieno! Certo, perché no? Piccola insolente, da questa parte! Ah, chi è stato? Da dove veniva quella voce? Sconigliata, lo fai apposta! Sconigliata! Oddio, chiunque abbia fatto... da tramite per tradurre della level 5 insieme a Nintendo, io lo amo, chiunque sia. Sconigliata è perfetto.
Per tutti i satelliti, take this! Evocami! Con quale precisione però sulla testa, eh? Ma che... cos'è sta roba? Inserisci quella medaglia UK del Watch ID Usapion! Non ha alcun senso. Ma sì, perché no? Cos'è che devo dire? Tosapion? No, idiota! Usapion! USA! Non Tosa! Cavolo, Usapion è davvero... irascibile. Coraggio, tocca a noi! Andiamo! Usapion! Medaglia Yokai, attiva! Signore e signori, ecco a voi la tribù degli oscuri. Siamo oscuri, ma quanto siamo scuri! Usurakage, Usurakage! Mi ricordo benissimo la canzoncina degli oscuri in giapponese, bellissima. Anche in italiano non è male. Però devo dire che la voce di Luna è un po' troppo adulta. La doppiatrice mi piace un sacco, l'ho sentita in molte opere quella voce, non mi ricordo come si chiama, ma in molte opere l'ho sentita, però per Luna, che ha 11 anni... è un po' troppo adulta come voce, un po' troppo pesante, però se l'hanno scelta, alzo le mani. Era ora. OMG, la voce di prima. Geniale, sono Luna, piacere di conoscere la sua alienezza. My name's Usapion, e non sono un alieno, ma uno yokai. Usapion? Yokai? Cosa? Oh, man! Sei la prima a ottenere la mia medaglia yokai prima di fare amicizia. Bene, le cose sono un po' in disordine, ma adesso siamo amici. Usapion, non sono un alieno, ma uno yokai. Vuoi rinominare? No, no, non rinomino nessuno qua. Non è come in Pokémon, qua è molto diversa la cosa. E quindi non sei un alieno? Tanta emozione per nulla. What? I yokai valgono anche più di un'emozione. Ehi, non fare finta che non sia qui. Ah, e adesso? Farò la spia su di voi per avermi trattato così. Dirò che siete degli idioti. Luna, questo insolente va fermato. Usa lo Yokai Watch così posso batterlo e farlo scappare. Yokai Watch? Intendi l'UFO Kai Watch? Smettila di perdere tempo. Roger! Pennino. Che lo tengo sempre qua sopra. Dovremmo essere veloci con... l'Energy Max Spioncello, che non c'entra nulla con quello che rappresenta, ovvero una castagna. Ok, muovi le medaglie. Sì, siamo di fronte a lui, quindi ok, noi attacchiamo per prima. Perfetto. Non mi prendi tanto. Ha esploso. Molto bene. Guarda quanti punti ci vuole Usapion. Però è forte, eh. Però ne vale la pena allenarlo Usapion. E anche alcuni. Non ho in mente tutto quanto il team, ma alcuni yokai ce l'ho in mente. E farò una squadra che in confronto a quella su Sushi fa impallidì. Ah, lo dirò a tua madre, lo giuro! Non ti azzardare, schifoso, essere yokai. Non può essere nulla di buono. Lascia perdere, e poi non ci siamo ancora presentati come si deve. Usapion! I'm Usapion, e sono uno yokai. E quello che è al posto è il nuovissimo Yokai Watch modello U2! Potrebbero citare in copyright, però non dite nulla. Quell'aggeggio permette a umani e yokai di comunicare. E puoi usarlo anche per... Ehi, quel testa a punta era un alieno, vero? Vero? L'invasione è cominciata e quello era uno spia alieno, vero? Ora capisco perché gli yokai non ti fanno così tanto effetto. Sono venuti per studiarci! I segreti dell'intelligenza terrestre, OMG! Vi dico una cosa. Luna, ti dico una cosa. Se gli alieni arrivano sulla Terra, sicuramente... non sono interessati alla nostra intelligenza. Potresti ascoltarmi solo per un... Dopo tutto questo tempo ho finalmente incontrato una forma di vita intelligente. Questo satizio sarà pure una fregatura, ma l'altro era per forza un alieno. Fregatura? Anche se non capisco perché ti sei travestito da alieno.
Uno yokai non dovrebbe essere uno spirito immaginario fantastico? Uno stramboide non ha messa tutta spaziale non dà l'idea giusta. Vader mode. Razza di... Modalità invasione. Ascoltami, piccola insolente! Ascoltami! E questa è la storia di come incontrai Usapion. Quali avventure bislacche e misteriose ci attendono? Quali segreti ha in serbo per noi lo Yokai Watch? Lo scopriremo nel prossimo episodio! Canaglia! Non ignorarmi! Scusa, scusa! Oh, torniamo in Giappone allora? Perfetto! Eccoci qua! Intanto, lontani da Valdoro, eravamo nel pieno della nostra avventura negli USA! Che da adesso in poi leggerò USA perché sennò non finiamo più. La nostra nuova vita cominciava in una piccola città di campagna, Arachidia. Un brillante valletto yokai aveva appena ottenuto lo Yokai Watch modello U. E il nostro giovane eroe aveva appena incontrato il suo primo American yokai. Sfortunatamente il suo precedente medaglio yokai era andato perso. Tra virgolette l'ha messo. Ma quella era solo una questione di poco conto. La strada è ancora lunga e pavimentata di sorprese. Quali mirabolanti avventure ci attendono oltre l'orizzonte? Andrea, che c'è? Perché non sei più uscito? Vorrei uscire, ma... ho paura di parlare con le persone del posto, non le capisco. Capisco. Vivrai qui d'ora in poi, quindi dovrai farti coraggio e parlarci. Giusto, ma ora sono i tuoi vicini. Ricordi quando hai dovuto imparare a comunicare con noi yokai? Anche se tu sei male, noi degli yokai siamo comunque diventati amici. Questo è vero. Però parlavate tutte e due giapponese, diversa la cosa. O comunque sia italiano. La stessa lingua, ecco. Bene, proverò di nuovo ad andare fuori. Vediamo un po', magari facciamo nuove conoscenze. Subito così. Non so se per il momento si può cambiare valletto, ma oddio, ancora il ragazzo di prima. Johnny si chiamava? Johnny Giosta? Scusami. Hello. Yes? Wow. Che avrà detto? Ehi, Andrea, cosa fai qui fuori? Papà! Ottimo tempismo, magari papà può aiutarci. Spero vada bene. Non ho mai sentito mio padre parlare questa lingua. Avrà problemi anche lui. Hello. Is this your child? È questo tuo figlio? Yes, he is my son. Sì, lui è mio figlio. Hello. We moved here from my job, we just moved in. Ci siamo trasferiti qui per il mio lavoro e siamo appena arrivati. Oh, welcome to the USA, benvenuto negli USA. Non ci credo! È incredibile, papà di Andrea deve aver studiato bene l'inglese. Impossibile! C'è qualcosa dietro, deve essere uno yokai! È tanto difficile credere in tuo padre una volta ogni tanto? Deve esserci un motivo se la tua azienda ha pensato che fosse pronto per gli USA. Il motivo c'è, in effetti. È colpa di uno yokai, lo vedi? Si vede l'incanto. Whisper, tu non lo vedi? Piacere di conoscerti. Il tuo inglese è perfetto. Eccolo qui, va. Come si chiama? Hai trovato uno yokai? Sono curioso di vederlo perché nel trailer lui usa fuocabolario, che sarebbe la tecnica, credo. Quindi chissà come si chiama lui. Hey guys! Visto? Papà era sotto incanto. Oui, yes, corretto. E il tuo accento mi dice che sei di Valdoro. Parli la mia lingua? Of course! E sono lo yokai traduttore, leonguista. Ci sta? Qualunque lingua si parli, hai parla lingo. Hai parla... parle la lingo? Hai detto qualunque lingua? Quindi l'inglese impeccabile del papà di Andrea era dovuto a... Right, ero moi. Wow, con l'aiuto di leonguista dovrei riuscire ad adattarmi. Leonguista, vuoi diventare mio amico? Oh, vuoi diventare mio amico?
Sì, mi servirebbe proprio il tuo aiuto per parlare con la gente. Già capito, ma first devi passare il test. Test? Yes, io ci devo capire se you are all'altezza. Basta, per favore, è un po' troppo pesante sta cosa però. Tedesco, francese, inglese, giargianese. Ok, sono incanti per alterare le statistiche. Proteggimento degli altri yokai. Ok. No. Prende sempre le prime due aree prende. Ah, mi ha incantato. Strofina, strofina, gratta, gratta, tutti i giorni, tutti i mesi. Ho vinto prima di finire l'incanto. Peccato, non prendo dei punti extra. Poco male. E si sarà di livello domani. Per modo di dire. Bueno, hai stoffa. Beh, allora, ya, va bene. Da ora non siamo amigos. Vuoi rinnovare la linguista? Il nome sarà visibile via Street Pass e in modalità wireless. No, mai. Niente soprannomi. Ma che mania. Grazie, linguista. L'amicizia di linguista non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. E ora possiamo ripassare come funzionano le tribù yokai. No, non mi serve. Alcune debolezze me le ricordo ancora. E questo dovrebbe essere abbastanza per ora. Ottimo, grazie Whisper. Ora che c'è Leonguista dovresti essere in grado di parlare con le persone del posto. Testiamo le capacità linguistiche di Leonguista. Alright, let's go! Let's go! It's a me, Mario! Certo però che chiamarsi Andrea in America non è la cosa migliore. Andrea in America è un nome da femmina, come in Inghilterra. Perché noi italiani siamo così strani? Nella salva è davvero carino qui, vi leggo direttamente la traduzione. Sembra che ti sei già abituato. Già non mi sento più fuori luogo. Don't worry, tradurrò io per te. Enjoy gli USA, pensa a divertirti, amico. Impari in fretta, eh? Buona giornata. Grazie. E a mai più rivederci, signor Johnny. Potrebbe essere Johnny Joestar, ma... Bravo, Andrea. Quanta prodezza linguistica. Incredibile, parlavo come se avessi vissuto qui da sempre. Adesso non dovresti avere problemi ad andare in giro per la città? Sì, andiamo a divertirci. Certo, ma non dovremmo prima andare a vedere la scuola elementare? È aperta anche durante le vacanze estive, perché non andiamo a dare un'occhiata? Ottima idea, andiamo. Sì, buona idea. Ma sono ancora le vacanze estive? Ma non impara. Non è mai giorni di scuola, sempre vacanze estive. Ma dove avrà imparato a parlare così? Starà guardando troppe serie TV? Ma è in lingua originale, oltretutto. Va bene, Cuge, penso che... Però, Weyla, giovane. Weyla ci offre una crostata, la famosa crostata americana torta di mele. La crostata è la pie e la cake è la torta, quella a strati. Bene, Cuccio, comunque sia, per questo video è tutto. Più tardi, mi raccomando, sintonizzatevi alle 3:30 sul canale che continuiamo Yokai Watch e vedremo appunto dove ci portano le nostre scorribande nella scuola di Arachidia. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!